Allora, Nicolas Costantinopoulos, direttore international di Freedom Pop. Abbiamo parlato molto in questi giorni, in queste settimane, dell'accordo con Wind 3. Ma partiamo dalla domanda prima. Cos'è Freedom Pop? Perché noi la conosciamo come gestore virtuale, soprattutto. Sì, la Freedom Pop opera ancora oggi come un operatore virtuale freemium in 3 paesi. Ci spendiamo anche in Messico nelle prossime settimane. Per l'Italia abbiamo firmato un accordo con la Win3, che però purtroppo per i clienti e gli user italiani non sarà un freemium, non sarà un retail offer. La Freedom Pop offrirà la sua tecnologia, una tecnologia di acquisizione di nuovi clienti e di conversione alla Win3. A conto loro dovremo portare nuovi clienti, clienti di buona qualità, di un buon arco. Per l'operatore non sarà una custom base che sarà Freedom Pop, sarà una custom base della Win, quindi noi siamo solamente un venditore e un operatore di tecnologia, soprattutto una piattaforma, quindi piattaforma che si rivolgerà all'online. Sì, l'acquisizione dovrebbe essere fatta dagli end users online e cerchiamo di automatizzare tutto il processo end to end, quindi dal primo momento che si farà l'ordine sarà online fino a quel momento che sarà che la delivery della SIM card, ovviamente non online, però attraverso altri canali che non il tradizionale retail. Quindi una SIM che arriverà a casa. Tra l'altro il mese di marzo è molto importante perché iniziano i test, abbiamo capito bene? Nei prossimi giorni dovrebbero iniziare i test, nei prossimi settimane dovremo andare live.